Oggi abbiamo vino aromatizzato, fortificato con aggiunta di spezie. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di vermouth. Oggi con noi Altolago e Carlo Alberto. Due parole spicce su quello che può essere un vermouth. È un vino fortificato, quindi alla quale viene aggiunto alcol, dolcificato e con aggiunte di spezie, tra le quali spicca l'artemisia, oppure volgarmente chiamata senzio. Qui davanti a noi due visioni differenti dello stesso prodotto. Vermouth Altolago, prodotto dalla storica distilleria Marzagro, situata in Trentino Alto Adige. È il prodotto di due mondi molto vicini tra loro. Abbiamo Madonna delle Vittorie, che è la cantina appunto dell'azienda situata a sud del lago di Garda, mentre la distilleria è leggermente più a nord. Il vermouth è composto dal 50% di uva vinificata in rosso, e abbiamo il Lagren, il restante 50% da uva vinificata in rosato, cosa molto caratteristica per un vermouth, dato che tendenzialmente si usa un uvaggio bianco. Ci spostiamo nei pressi di Torino per Vermouth Carlo Alberto. Questa ricetta si dice nasca intorno al XVIII secolo grazie agli studi di un alchimista. Solamente nel 2016 c'è il restyling della bottiglia e il rilancio del prodotto sul mercato. Questo prodotto è composto da vino erbaluce parzialmente fermentato, poi unito a del moscato. Assieme a questo blend di vini troviamo ben 27 spezie. Vermouth Altolago, 16 gradi alcolici, si presenta di colore rosso tendente al bruno. Una dolcezza complessa, data proprio dall'uso del vino rosso usato in partenza, che gli permette di non addizionare ulteriormente caramello per raggiungere quella che è la colorazione tipica del vermouth. Questo lo rende anche leggermente un po' più fluido e gli lascia una nota amara più persistente. Per Vermouth Carlo Alberto, invece, abbiamo 17 gradi alcolici, un colore rosso rubino. Note intense al naso di ciliegia, frutti rossi, fava tonka ed erbe selvatiche. Al palato un vermouth dolce, equilibrato, con sentori erbacei. Parliamo un po' del packaging. Vermouth Altolago si presenta sul mercato in un formato da 0,70 con un'etichetta che ricorda tanto le bottiglie di vino vintage, molto elegante e fine. Mentre per Vermouth Carlo Alberto, nel formato da litro, si presenta con un'etichetta che accartoccia fisicamente la bottiglia, come a impreziosire il liquido all'interno. Andiamo a testare queste due bottiglie come si comportano in un cocktail spesso sottovalutato, ma in realtà freschissimo e tanto amabile, il Vermouth & Tonic. Vermouth & Tonic composto appunto da vermouth e tonica, due ingredienti che faranno la differenza. Ecco qua i nostri due Vermouth & Tonic, uno con Vermouth Altolago, l'altro con Vermouth Caro Alberto. Il Vermouth & Tonic con Altolago rimane più corposo e qui si sente veramente la differenza del vino rosso. E il fatto di avere un Lagren all'interno di questo Vermouth dà una consistenza e corposità al Vermouth che in questo cocktail, dove gli unici due ingredienti sono il Vermouth e la tonica, lo rende veramente protagonista. Carlo Alberto al suo interno rimane un po' blando, non avendo una spalla sul quale appoggiare, diciamo che non spicca all'interno di questo cocktail. Forse è meglio utilizzarlo in miscelazione con qualche distillato. Entrambi i prodotti li possiamo trovare nei canali settorializzati di vendita oppure negli e-commerce, ancora non fortemente presenti nella grande distribuzione. Parlando un po' di prezzi, Vermouth Altolago costa all'incirca 20 euro, mentre Vermouth Caro Alberto su per giù 16 euro. Cosa ci piace e meno di questi due prodotti? Vermouth Altolago ci piace tantissimo la sua unicità, perché è caratterizzato appunto da questa vinificazione di Lagren,
che gli dona un carattere unico e si identifica tanto, forse proprio per il suo carattere piemontese, che tende a spostarsi un po' da quel che è il tipico vermut torinese. Attenzione per gli amanti di proprio quest'ultimo. Quando parliamo invece di Carlo Alberto, mi viene in mente solamente una parola: eleganza. Un vermut veramente equilibrato, molto versatile in miscelazione, infatti ci piace tantissimo accompagnarlo a dei distillati corposi. Forse bevuto liscio tende a essere anche troppo equilibrato, infatti non lascia picchi notevoli di gusto al palato. Andiamo a vedere i nostri punteggi. Vermut Alto Lago si aggiudica un 8.7 su 10, mentre Vermut Carlo Alberto 8 su 10. Sembra fantastico assaggiare lo stesso concetto, in questo caso quello del vermut, riinterpretato però da due etichette differenti che esprimono così fortemente ed elegantemente territorialità. Vi ricordiamo, se vi è piaciuto il nostro video, prima di lasciarvi le schede tecniche, di iscrivervi al nostro canale YouTube, di accendere la campanellina per rimanere aggiornati, e vi ricordiamo che tutti quanti i link dei prodotti di cui abbiamo parlato in questo momento sono in descrizione qua sotto. E vi salutiamo e vi lasciamo le schede tecniche. Ciao, la Spirit Knowledge.